Abbiamo in linea Maria Lucia Serio, che salutiamo. Ciao Maria Lucia. Buonasera a tutti. Senti, io faccio una velocissima e molto formale presentazione, ma poi invece lascio a te la parola in maniera tale che tu la possa spiegare meglio un pochino anche intanto proprio le tue funzioni. Sei stata nominata recentemente come presidente della consulta del volontariato dall'amministrazione comunale di Messina, questa è proprio la recente nomina, ma tu tra l'altro stasera ci parlerai in modo particolare nella tua qualità di coordinatore Sicilia del FQTS, questa sigla un po' particolare, sì, che ora invece tu ci spiegherai un pochino meglio. Ti do già la parola e così poi andiamo nello specifico nel tema dell'iniziativa, dell'incontro di cui avevo già accennato. D'accordo, allora la FQTS in realtà è un acronimo che vuol dire Formazione Quadri del Terzo Settore. E questo è un progetto che è nato nel 2008, è un progetto nato da un'idea, diciamo, progettuale di alcune organizzazioni di terzo settore, e in particolare i partner erano il Forum del Terzo Settore, la consulta del volontariato all'interno del Forum del Terzo Settore, la Convol e la HSVNet, l'organismo che raccoglie i centri di servizio praticamente a livello nazionale. Sì. Ed è un progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud. E, diciamo, l'obiettivo di questo progetto era quello di migliorare e incrementare la messa in rete delle organizzazioni di terzo settore del Mezzogiorno. Infatti è un progetto che coinvolge 6 regioni d'Italia, oltre alla Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, la Sardegna, la Campania e la le ho dette tutte, mi pare di averle tutte 6, la Basilicata, sì. Ed è, diciamo, abbiamo lavorato in per rafforzare il terzo settore anche sul piano delle relazioni, sul piano della partecipazione ai progetti sociali, e diciamo cercando di promuovere, insomma, di condividere una cultura condivisa, una pratica politica, insomma, anche efficace. Cioè, Luigi, in due parole, che cos'è il terzo settore, giusto perché il non il terzo sapesse? Settore è diciamo un organismo formato dalle associazioni di promozione sociale, per intenderci come l'ARCI, da organizzazioni di volontariato che fanno parte, diciamo, che sono state, diciamo così, costituite secondo la legge del 266, e poi dalle cooperative sociali. Okay. Grazie. Anche da, diciamo, organismi non profit in generale, dalle ONLUS eccetera. Perfetto. Anche dalle organizzazioni non governative, sì. E così via. È, diciamo, un settore ampio, un settore terzo, perché terzo rispetto allo Stato e rispetto, diciamo, al mercato, ecco. Senti Maria Lucia, e questo progetto, questo percorso formativo a cui tu hai accennato, che appunto hai descritto, giunta appunto alla sua quarta edizione, sì. Avevo letto, e praticamente si caratterizza con due iniziative certamente molto importanti. Tra l'altro la tua presenza qui in questa trasmissione si giustifica proprio perché quando noi parliamo di innovazione e quindi di start-up che vogliono appunto innovare, perché non innovare dal punto di vista proprio sociale, dal punto di vista delle startup sociali? E allora il riferimento appunto al percorso formativo di cui prima parlavamo, abbiamo una iniziativa molto importante, un convegno che appunto si svolgerà il 22 novembre prossimo a Palermo, e che dà tutta una serie di strumenti diciamo proprio per lo sviluppo, per la promozione di queste nuove imprese anche, strumenti di microcredito, quindi estremamente interessante. Ce ne vuoi parlare tu in maniera più dettagliata di questo convegno? Sì,
sostanzialmente questo in realtà non è un seminario strettamente legato al percorso formativo, ma fa parte di quelle che noi chiamiamo le attività aggiuntive e si rivolge a tutte le organizzazioni di terzo settore della Sicilia, che anche a quelli che non aderiscono al progetto formativo vero e proprio. Quindi questa è un'occasione per chi volesse partecipare può farlo. L'evento è gratuito, si svolgerà a Palermo presso la sede del CESVUP in via Macheda 334. Vi diamo un riferimento per chi volesse ora in ascolto e volesse appunto aderire, mi pare che c'è un'email a cui si può... L'email è www.sicilia@fqts come formazione quadri del terzo settore.org ed è, diciamo, questo seminario nasce proprio dall'esigenza delle organizzazioni del terzo settore che noi abbiamo incontrato in un evento pubblico a Palermo il 5 luglio, in cui veniva fuori proprio che una delle esigenze, una anche dei bisogni diciamo che il terzo settore esprime, è quello della possibilità di costruire le reti, di mantenerle nel tempo, di fare partnership per intervenire a livello progettuale, insomma, per partecipare ai bandi anche quelli europei. E l'altro elemento, l'altra carenza era quella della conoscenza degli strumenti di microcredito che potessero aiutare queste organizzazioni ad avviare un'impresa, un'attività o anche singole. Benissimo, persone. Quindi vedi, imperfettamente in linea. Io leggevo proprio dal programma che ho qua davanti: prospettive dell'economia sociale oltre la crisi, forme di microcredito nella regione Sicilia. Quindi insomma è pertinente al massimo questo convegno con la linea della nostra trasmissione, appunto, di dare tutta una serie di strumenti, di indicare anche delle opportunità che si possono cogliere anche in Sicilia. Sì, anche perché ci sarà un funzionario, un dirigente dell'assessorato all'economia, che è Giovanni Bologna, che parlerà proprio delle misure di microcredito che sono state attivate in Sicilia, che verranno attivate, eccetera. E questo ci aiuterà, insomma, ad avere anche un quadro di quello che in questa regione si sta facendo, perché non sempre ne siamo a conoscenza. E poi un altro elemento, secondo me, importante sono le sessioni di lavoro, perché nelle sessioni di lavoro noi abbiamo sempre, perché partiamo dal presupposto che si tratta di un evento formativo sostanzialmente, no? Quindi oltre a delle relazioni diciamo di scenario, no? Che inquadrino e che diano riferimenti teorici, abbiamo poi le sessioni di lavoro dove vengono presentate, illustrate delle buone prassi. Benissimo. C'è una buona prassi fatta dalla Fondazione Don Mario Perti di Torino, che in collaborazione con la Caritas ha avviato un progetto di microcredito per persone, diciamo, con famiglie in difficoltà, e poi un'esperienza strettamente siciliana, che è quella della SOSVIMA, che è praticamente un gruppo che lavora che progetta a livello europeo con i paesi del Parco delle Madonie e non solo. Benissimo. Quindi estremamente... abbiamo anche delle esperienze locali che sono molto, molto interessanti, sì, a cui potremmo fare riferimento. Maria Lucia, noi intanto ti ringraziamo per la tua partecipazione alla trasmissione, ma ci terremo in contatto, perché a parte appunto chi potrà partecipare a questo convegno del 22 sarà già una cosa buona, però voglio dire, anche per altre future iniziative avremo modo di raccordarci e di promuoverle, almeno ecco, dando il nostro contributo. Maria Lucia, grazie della tua presenza. Grazie, è stato un piacere anche per me. Buona serata. Ciao, buona